E siamo ad Opinioni a Confronto, questa sera in compagnia di Samuele Venturini. Buonasera Samuele. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Dunque, sappiamo che la settimana scorsa il sud Italia è stato investito da un forte maltempo e si è parlato di un uragano mediterraneo. Che cosa è accaduto? Quello che viene definito uragano mediterraneo, prima di diventare ciò, si è trattato appunto di una depressione nominata Helios e nella sua evoluzione dinamica, quindi uno scontro tra masse di aria calda umide proveniente dal sud dell'Africa contro appunto dell'aria molto fredda e rigida proveniente dal continente, quindi Russia ed Artico, ecco che hanno trasformato questa depressione in un ciclone mediterraneo simil-tropicale. Ciò appunto ha provocato anche un forte maltempo con una notevole quantità di precipitazione sia di carattere piovoso che nevoso. Ma qual è la differenza rispetto ai cugini, diciamo, dei cicloni tropicali? È che nelle nostre zone possono accadere innanzitutto durante tutto l'anno, quindi febbraio è un mese in cui possono accadere i famosi Medicane, questo è il nome. E poi accadono proprio nel Mediterraneo, diversamente da quanto accade quindi nei tropici, perché hanno una caratteristica diversa, ossia la temperatura superficiale del mare. Infatti, mentre nei tropici deve essere di 26 gradi, nel Mediterraneo possono accadere questi eventi con temperature comprese tra i 13 e i 22 gradi. Nella fattispecie i gradi erano soltanto 15. Poi Samuele, il 17 gennaio scorso, esattamente un mese fa, in un villaggio dell'Alaska, due persone hanno perso la vita perché sono state attaccate da un orso polare. Sappiamo che tu sei molto interessato a tutti gli animali, ma in particolare appunto agli orsi polari. Qual è la tua analisi appunto di questo evento? Questo è un evento raro per quanto riguarda l'attacco di un orso polare in inverno, quindi in questa stagione, sono più frequenti in estate. Ma perché accade ciò in inverno? Perché tipicamente si tratta di individui di orsi polari che durante l'autunno non sono riusciti a prepararsi proprio per la stagione successiva, ossia per quella più fredda, appunto. Per cui, come hai detto tu nel cappello introduttivo, in un villaggio chiamato Galles, presente in Alaska, un orso polare, un individuo appunto di questa specie, ha attaccato, cagionando appunto la morte a due persone, una madre e il figlio. Ma mentre i media mainstream quindi hanno subito additato come colpevole il cambiamento climatico e la conseguente mancanza di ghiaccio, in realtà analisi e studi più approfonditi hanno decretato che questo evento non è legato al clima e infatti incolpare quest'ultimo in realtà, oltre che essere ridicolo, antiscientifico, può essere anche molto pericoloso perché può provocare isterie, cioè paure immotivate verso questi animali. Ma analizziamo meglio il contesto. Dicevamo, il villaggio Galles in Alaska si trova vicino allo stretto di Bering e se si guarda poi la cartina si può vedere che in quei giorni era presente ghiaccio in maniera anche notevole nel mare di Bering, appunto. Teniamo conto che in quel villaggio non sono presenti programmi di pattugliamento e di gestione faunistica del luogo e relativi a quella specie, cosa che invece succede con altri villaggi. Inoltre, sottolineiamo che la popolazione di quel villaggio è in espansione, è aumentata di circa il 50%. La popolazione dei villaggi in Alaska è aumentata di 6 volte negli ultimi anni, ma la cosa anche buona da dire è che i programmi di conservazione e tutela dell'ambiente e delle specie selvatiche presenti in Artico hanno favorito proprio l'aumento demografico dell'orso polare e delle sue prede, quindi foche, trichechi, caribù, eccetera. Pensa che dagli anni 50 e 60, che erano 10.000 individui stimati di orso polare, ad oggi se ne contano e se ne stimano circa 39.000, quindi è quadruplicata il numero di questa specie, fortunatamente. Ma più orsi e più esseri umani, a livello statistico, aumentano appunto l'evento di questo tipo, cioè gli impatti e gli incontri, addirittura gli attacchi tra orsi polari ed esseri umani. Ricordiamo anche che gli orsi sono molto plastici, si evolvono, si adattano in una maniera incredibile, dato l'ambiente estremo in cui vivono. In più, per i villaggi sono attratti anche da fonti di cibo alternative, pensiamo all'abbandono dei rifiuti.
per esempio, e quindi ecco che si ha un'attrazione in più per cui questi orsi possono entrare nel villaggio. Ma infine ricordiamo quali sono le cause di morte e di attacco comunque di un orso. Sono diverse, vanno analizzate tutte. Abbiamo dalla concorrenza con altri orsi alla competizione, ma soprattutto malattie, vecchiaia, lesioni da ferite o anche un aumento del ghiaccio, dello spessore del ghiaccio marino primaverile. Insomma, l'analisi fatta anche dal veterinario ha stimato che l'orso era un esemplare anziano e in cattive condizioni fisiche. Grazie Samuele per questa spiegazione, alla prossima. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito, vi ricordo che l'informazione torna alle 19:30. Buon pomeriggio.